Umbria Radio. Umbria Radio. News, music and reflections. Paolo Fresu, graditissimo ospite anche quest'anno ad Umbria Jazz, in veste di musicista e scrittore, con la presentazione del libro La musica siamo noi, recentemente edito dal Saggiatore. Ecco, da La musica dentro al suo particolare viaggio e guida turistica della sua terra, della Sardegna, a questa nuova esperienza, La musica siamo noi. Sì, è l'ultima, diciamo, fatica del libraria, è un libro che racconta di musica, ovviamente parla di musica, parla della mia esperienza, ma soprattutto della mia idea di musica, che non è solamente quella del richiuderci in un linguaggio, ma quello di fare della musica poi un luogo per scoprire il mondo, anche per migliorarlo se possibile. Si parla ovviamente anche di suono, si parla di silenzio, si parla di jazz, ma si parla di musica in senso più ampio, e si parla poi della mia esperienza nel Festival di Berchida, della mia etichetta discografica, che sono altri strumenti in più poi per raccontare la musica. Diciamo che è un libro che prova a mettere la musica in un luogo particolare, raccontandone l'importanza della nostra società. Questa è un po' l'idea complessiva. C'è un impianto iconografico importante, sono tantissime foto di luoghi, foto di persone, foto delle copertine anche del alcuni dei dischi della mia etichetta discografica, che sono particolarmente attenti alla parte grafica. Quindi diciamo che un po' ho provato a rimettere all'interno di questo libro un po' quelle che sono le mie passioni, partendo dalla musica e andando verso molto altro. Invece, per quanto riguarda la musica ed Umbria Jazz, l'omaggio a Luigi Tenco e ai cantautori italiani dopo il progetto sviluppato nell'ultima edizione di Umbria Jazz Winter ad Orvieto, e la replica domenica prossima dell'omaggio a Gil Evans e Miles Davis con Sketch of Spain e le altre suite orchestrali, due grandi musicisti. Beh, sono molto contento quest'anno di essere presente proprio con progetti molto diversi tra di loro. Ieri sera ho suonato in duo con Uri Kane, abbiamo presentato quasi totalmente il lavoro dell'ultimo disco, che si chiama Minuetos, dove all'interno ci sono anche temi della musica classica, ci sono temi del barocco, c'è Bach, ma ci sono anche le canzoni italiane, Caruso di Lucio Dalla, oppure Almeno tu in un universo di Maurizio Fabrizio. Stasera sì, il cantautorato italiano, Tenco in particolare, ma credo che poi non si tratterà solamente Tenco. Qualcuno si potrebbe chiedere perché in seno ad un festival di jazz un progetto del genere, o perché Gaetano Curerio o Gino Palio ancora oppure Giuliano San Giorgi, perché sono artisti molto legati a questo mondo, sono artisti molto appassionati anche di jazz, e con Giuliano c'è un progetto già esistente, ce n'è un altro con Gaetano Curerio che abbiamo portato questo inverno proprio a Umbria Jazz. Io penso che non ci sia un jazzista italiano che non abbia perlomeno una volta suonato un brano di Tenco, un brano di Fabrizio De André, un brano di Dalla, oppure qualcosa che viene dalla scuola genovese. Sono mondi molto vicini tra di loro, e quindi secondo me c'è veramente un'indagine importante che è stata fatta, ma che può continuare ad esserci. Farla all'Arena di Santa Giuliana, portarla verso un grande pubblico, penso che sia una cosa molto, molto bella. La prossima settimana proseguirò il percorso di indagine nella filologia, più o meno ovviamente, con quest'inverno abbiamo fatto ad Orvieto Porgy and Bess, appunto Miles Ahead, e proseguiremo con gli altri due capitoli, quindi Sketches of Spain e Quiet Night, che sono le altre due opere che sono state registrate da Miles Davis e Gil Evans con un'orchestra, laddove gli arrangiamenti saranno proprio quelli originali filologicamente di Miles Davis e Gil Evans, e dove io dovrò in qualche modo incarnare la Miles Davis suonando la sua parte, ma cercando ovviamente poi di trovare un equilibrio tra il mio mondo e quello che poi lui ha ammirabilmente suonato in passato. Quindi insomma, questo anno sono particolarmente contento di essere qua proprio con quattro progetti che sono totalmente diversi tra di loro, ma che rappresentano anche un po' bene quella che è la mia passione, diciamo, la mia curiosità. Non soltanto Umbria Jazz nel suo rapporto di collaborazione con la nostra regione, ma anche la
progetto realizzato in collaborazione fra l'altro con Umbria Jazz, dedicato al Laudario di Cortona, e prossimamente con gli Amici della Musica di Perugia, un nuovo progetto ancora con l'Orchestra della Camera di Perugia e il violoncello di Giovanni Sollim. Sì, c'è questo rapporto che è nato grazie ad Umbria, devo dire, perché l'anno scorso abbiamo fatto sempre ad Orvieto un progetto che si chiamava Vino Dentro con Daniele Di Bonaventura, nel quale è stata coinvolta l'Orchestra della Camera di Perugia, e devo dire che è stata loro addirittura l'idea di fare il Laudario di Cortona. All'inizio eravamo, come dire, quasi spaventati da quest'idea, e poi devo dire che invece è stata un'idea vincente. L'abbiamo arrangiato, abbiamo lavorato su alcune delle parti del Laudario, l'abbiamo presentato lo scorso anno qui alla Chiesa di San Pietro, poi è stato fatto nella Chiesa di San Bevignate, e oggi è un progetto che esiste, che sta girando, un progetto complesso. Si è aggiunto anche il coro Armonioso in Canto con la direzione di Franco Radicchia, ed è diventato un progetto veramente per noi bello, importante, ci crediamo molto, vediamo che trova un grande riscontro anche dal punto di vista del pubblico. Addirittura lo registreremo alla fine del mese di ottobre, proprio per farne poi un'edizione discografica. Per quanto riguarda invece l'altro progetto? L'altro progetto lo stiamo ancora definendo, siamo d'accordo con Giovanni Sollim, che io stimo moltissimo, che ci sentiremo passate le fatiche dei festival estivi, proprio per iniziare a discutere assieme sul come muoverci. Probabilmente sarà un progetto laddove il tema sarà questo rapporto tra le due isole, visto che Giovanni viene dalla Sicilia, io vengo dalla Sardegna, è possibile che ognuno di noi scriva o porti in dote materiale che in qualche modo ci riporta verso casa. Grazie. Un saluto anche per gli ascoltatori di Umbria Radio. Un saluto per gli ascoltatori di Umbria Radio da Paolo Fresu. Umbria Radio. Umbria Radio. News, music and reflections.